Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova sala giochi. Io sono Andrea Centini, è la prima volta che curo un video articolo di questo tipo e probabilmente mi conoscete perché mi occupo della rubrica Ad un gioco e anche di altri articoli per multiplayer.it naturalmente. Oggi siamo qui per parlare di Assetto Corsa, il simulatore di Kunos Simulazioni. Software house italiana con sede nell'autodromo di Vallelunga, quindi perfettamente integrata nel mondo del motorsport, che diciamo, ha fatto esperienza con NETCAR Pro e con Formula 1 2010 per gettare le basi su questo progetto molto molto ambizioso che è Assetto Corsa. Attualmente il gioco si trova in Early Access, in accesso anticipato su Steam. Mancano ancora features da aggiungere, ma pian piano si sta avvicinando verso la fase finale, verso la versione 1.0. Oggi siamo qui per parlare nello specifico delle ultime introduzioni appunto di queste features, ovvero l'intelligenza artificiale e la componente online. Come vedete mi trovo all'interno già di una sessione, poiché purtroppo il software che utilizziamo per registrare non è perfettamente compatibile con Assetto Corsa e quindi non possiamo riprendere i menu in questo momento. Faremo una parte con diciamo una gara contro l'intelligenza artificiale e una sessione online successivamente. Sono a bordo di una Lotus Type 125 Exos, ma come vedete c'è la livrea di una Ferrari da Formula 1 del 2014. Questo perché appunto volevo farvi vedere alcune delle mod già disponibili per il gioco. Non c'è ancora il supporto completo ufficiale, il pulsante per il settings delle mod è ancora in grigio, così come quello della carriera, ma verrà introdotto più avanti. Nel frattempo però alcune mod sono state rilasciate, fra queste le più diffuse sono le skins per la Lotus, che è una vettura, diciamo, commerciale prodotta in soli 25 esemplari, ma come vedete è una classica Formula 1, insomma, dal punto di vista estetico e anche per quello che riguarda le prestazioni, sebbene appunto con le dovute limitazioni. Allora, prima di scendere in pista, vi faccio vedere alcuni menu. Essendo questa un'auto, diciamo, relativamente da corsa, ha diversi settings in più rispetto a quelli magari di auto come può essere ad esempio una Ferrari F40 o comunque altre auto più commerciali. Abbiamo qui quello per la pista di Monza standard, che è la pista dove ci troviamo, le marce, le gomme, la benzina per l'aerodinamica naturalmente, gli alettoni, l'allineamento, cioè convergenza e caparatura, gli ammortizzatori, come vedete tutte queste voci, il bilanciamento dei freni, sospensioni, trasmissione e così via. Naturalmente queste sono caratteristiche che poi i puristi, gli appassionati riescono a regolare per ottenere il massimo delle prestazioni sulla singola pista e con la singola auto. Scendiamo in pista. Non è mia intenzione in questo momento mettere diciamo dei tempi particolarmente veloci, perché così alla partenza vi farò vedere magari un po' di bagarre con l'intelligenza artificiale. Abbiamo dovuto tarare un pochino verso il basso i dettagli grafici proprio per il supporto di questo software, che consuma moltissime risorse per fare questi video articoli. Se doveste vedere diciamo qualche rallentamento di troppo, dipende da questa cosa qui. In questo momento io sto giocando a 60 frame al secondo regolarissimi e naturalmente i video sono impostati a 30. Che cosa dire? Ecco, mi trovo a bordo di questa Lotus Exos 125, è una macchina con 3,5 litri di cilindrata,
650 cavalli circa di potenza, 640 kg di peso se non erro, venduta in soli 25 esemplari a 1 milione di, sì, a 1 milione di dollari, sì, a 25 fortunati clienti storici della Lotus, ed è un'auto adatta appunto per queste livree della Formula 1 che sono state appunto tra le prime ad essere rilasciate. Come vedrete in pista ci saranno anche altre vetture del mondiale di Formula 1 di quest'anno con i relativi piloti. In questo momento sto giocando senza aiuti elettronici, senza il controllo della trazione, senza il controllo della stabilità. C'è soltanto l'ABS. Questo appunto per evitare magre figure, insomma, essendo comunque il modello di guida estremamente estremamente complesso e dovendo giocare molto molto concentrati, anche guidare più che giocare e parlare, ho preferito mantenere almeno l'ABS. Del modello di guida di assetto corsa ne abbiamo parlato ampiamente durante diciamo la nostra copertura con gli articoli. A nostro avviso si tratta del miglior modello di guida attualmente disponibile su un simulatore, dal punto di vista della profondità, dell'attinenza alla realtà, e molto è dovuto diciamo anche al fattore del laser scan, questa tecnologia che viene utilizzata per ricreare sin nelle minime imperfezioni l'asfalto dei circuiti. In questo caso appunto mi trovo sulla pista di Monza, che non c'è niente di meglio per assaggiare questa Lotus che strizza l'occhiolino alle Formula 1. Sono appena uscito dalla variante Ascari e adesso mi sto per immettere nella curva parabolica che dà poi sul rettilineo finale. Come dicevo, il gioco è ancora in accesso anticipato, quindi ci sono diverse features che mancano, altre che debbono essere diciamo rettificate. Fra queste c'è proprio l'intelligenza artificiale, non tanto per il comportamento, diciamo le staccate al limite o comunque magari la presenza di trenini o simili, ma piuttosto per la consapevolezza del giocatore su pista, soprattutto alla partenza o comunque nei casi in cui si formano degli ingorghi, l'intelligenza artificiale tende a travolgere il giocatore, e questo non è molto, diciamo, non è molto piacevole, soprattutto in una simulazione laddove è possibile inserire danni realistici e quindi perde la corsa diciamo, proprio alla partenza. Non sono ancora ad esempio inclusi i danni visivi che verranno aggiunti in futuro. Siamo molto curiosi di vedere come sarà fatta questa realizzazione. Adesso sto facendo questo giro di qualifiche giusto per introdurvi un pochino le caratteristiche. Poi ci sarà la corsa vera e propria di 5 giri. Naturalmente gioco con la visuale interna perché sto con il volante. Attualmente sto utilizzando un Thrustmaster Ferrari 458 Italia Edition, quello che uscì per l'Xbox One appena dopo il lancio, con un po' di ritardo. In realtà è un ottimo volante, perfettamente compatibile con il PC. Nella diciamo versione base
c'è la pedaliera soltanto con l'acceleratore e il freno, mentre ecco i due piloti qui davanti si sono toccati. Dicevo, c'è soltanto l'acceleratore, il freno nella pedaliera e il cambio è quello classico sequenziale a farfalla dietro la corona del volante, ma è possibile acquistare anche un cambio ad H ed anche la pedaliera con la frizione che è completamente supportata da questo titolo. Fra le altre cose che mancano, sto per perdere il controllo. Dicevo, manca la carriera, il single player, non si conoscono ancora i dettagli. Non sappiamo appunto come sarà e come verrà strutturata da Kunos Simulazioni, e mancano ancora delle auto su licenza che sono state annunciate. Alcune di queste verranno incluse nel cosiddetto Dream Pack che uscirà nel mese di settembre assieme al circuito del Nürburgring, attesissimo naturalmente dagli appassionati. E curiosamente questo circuito è anche disponibile diciamo in versione amatoriale fra le prime mod pubblicate, è appena finita la sessione di qualifica. Mi sono qualificato primo, stranamente la difficoltà è settata all'80%, quindi diciamo piuttosto permissiva. Peccato perché avrei voluto farvi vedere la bagarre, diciamo, della partenza. Eventualmente mi accosto e mi faccio sorpassare dagli altri piloti. Alla partenza naturalmente ci saranno i classici semafori rossi che si accendono in sequenza, poi si spengono, si può mettere la prima. Senza controllo della trazione vi assicuro che una partenza orribile che mi ha evitato di Ecco, come scrissi nell'ultimo articolo dedicato ad Assetto Corsa, c'è questa problematica del fatto che i rallentamenti creano degli ingorghi a volte dai quali le vetture controllate dalla CPU non riescono diciamo, a destreggiarsi benissimo, a volte rimangono perfettamente. Ci siamo toccati. Non ci sono i danni meccanici, non li ho messi proprio per evitare di dover concludere la gara immediatamente. Questo perché purtroppo, come vi spiegavo, i menu non sono accessibili con il nostro software di registrazione video. Come si esce diciamo dalla gara, cade la connessione con la registrazione del video. Questo perché curiosamente Assetto Corsa ha due eseguibili, mentre in esecuzione ha due eseguibili in esecuzione, uno espressamente dedicato ai menu e uno alla sezione giocate. Dato che il software cattura il video da un eseguibile alla volta, purtroppo succede questo piccolo inconveniente. E avrei voluto farvi vedere il menu, soprattutto il menu relativo alla componente online. Dopo vedremo una corsa
online, come dicevo, e diciamo che i menu sono ben strutturati. Ci sono diversi filtri per ping, per numero di giocatori, la possibilità di ricercare le parole chiave, ad esempio il paese, la vettura o il circuito che ci interessa. Attualmente Kunos Simulazioni ha messo una decina di server ufficiali, ne verranno messi altri naturalmente con il prosieguo dello sviluppo, ma ve ne sono tantissimi, soprattutto di siti di appassionati di simulazioni di guida, dove si trovano spesso piloti molto molto corretti. Infatti il bello di questo gioco magari non è arrivare al primo posto o comunque vincere e stravincere sugli altri, ma anche godersi l'eccezionale modello di guida, e anche con un onorevole sesto, settimo posto si può essere più che soddisfatti, anche perché, ripeto, in assenza di aiuti elettronici le vetture si guidano con molta difficoltà, senza la giusta pratica e senza la giusta passione e l'approccio per un prodotto di questo tipo. Io ripeto, sono abituato a guidare senza aiuti, ma in questo caso appunto sto con l'ABS. Questa vettura si guida molto bene, ma è abbastanza nervosa, in staccata si bloccano le gomme piuttosto facilmente. E qui nelle varianti di Monza, dove si arriva molto molto velocemente, ecco ad esempio qui alla prima variante bloccare le scusate, ecco. Un'altra cosa interessante è che si fa molta fatica se disponete di un volante diciamo di qualità, il force feedback, i continui balzelli dell'auto provocati dal laser scan, vi assicuro che vi impegnano anche dal punto di vista fisico, e dopo un tot di giri potete dire di aver fatto anche un po' di esercizio. Ma diciamo, l'aspetto che più viene messo diciamo sotto pressione è la concentrazione. Qui alla variante Ascari, vediamo se riusciamo a superare Felipe Massa. I dettagli grafici non sono settati al massimo, sempre per la ragione di cui vi parlavo prima. Questo dovrebbe essere l'ultimo giro. Ecco qua, ci mancava l'errore. Alla prima variante. D'accordo, ormai la mia corsa, è andata. Mi accosto qui di lato, così colgo l'occasione anche per farvi vedere. Mi ha dato anche la penalità al volo le applicazioni qui di lato, c'è la possibilità di mettere le informazioni di base, il cronometro, questo era il quarto giro, non il quinto, non importa, aiuti, i settaggi ad esempio
della distanza dal parabrezza, la posizione del sedile, sul rendering, pedali, intervalli, marce, la mappa della pista che avete visto che avevo incluso, la classifica e via discorrendo. D'accordo ragazzi, adesso concludo questa prima parte, diciamo, di questa sala giochi e ci vediamo fra un attimo all'interno di una gara online, così vi faccio vedere anche come funziona questa componente. A tra pochissimo, ciao! Eccoci qua, come preannunciato un attimo fa, mi trovo in pista e in una gara online. Sono a bordo di una 500 Abarth SS Step 1 su un server olandese, perché purtroppo in questo momento i server italiani sono completamente deserti e sono sul circuito di Magione, un circuito che diciamo ha una storia particolare all'interno di all'interno di Assetto Corsa, perché fu quello della Technology Preview che fece conoscere il gioco. Si stanno per spegnere i semafori rossi. Siamo partiti. Ovviamente è una corsa monomarca. Dicevo, il circuito di Magione in Umbria, piccolino, uno dei circuiti da track day, diciamo, preferiti dagli appassionati di diciamo, delle domeniche in pista. Attenzione, c'è bagarre qui di fronte a me, anche un pizzico di lag. E fu appunto, diciamo, il circuito della Technology Preview. Che venne distribuito assieme alla Lotus Elise, che fece conoscere diciamo, le capacità di questo simulatore di guida, le potenzialità di questo simulatore di guida, soprattutto appunto al di là del modello e della dinamica di guida, anche la tecnologia laser scan applicata ai circuiti. Questa vettura, diciamo che pur non essendo particolarmente potente, purtroppo è molto semplice in assenza di aiuti elettronici, nello specifico senza il controllo di trazione e della stabilità, è molto facile perderla e bisogna guidare molto molto concentrati. Io, come vedete, in basso a sinistra, ecco, questi due si sono appena scontrati. In basso a sinistra in basso a destra, scusate, ho abilitato l'ABS, come per la corsa precedente, per evitare diciamo più incidenti possibili, ma vi assicuro che ho seri dubbi che riesca a tenerla, diciamo, in pista per tutta quanta la durata di questa sessione, anche perché non ho poi tutta questa pratica con la 500 Abarth, e ripeto, bisogna guidare con molta molta concentrazione. Tornando al comparto online, questo è un server olandese, come dicevo, un server non ufficiale di Kunos Simulazioni, eppure il lag, almeno in questo caso, diciamo, è sopportabile, si gioca più che bene. Come vedete, sotto i nomi dei piloti, adesso sono abbastanza lontano quindi non potete vederlo, ma sotto i nomi degli altri concorrenti vedete dei triangolini. Quando sono verdi significa che il loro ping è ok, giallo è un po' più altino, intorno al 100, rosso ovviamente comincia a essere problematico, e cominciate a vedere auto che saltano, che volano, che si teletrasportano, e tutte le classiche situazioni. Sto provando a fare la mia gara, ecco, mi ha appena fatto girare un'altra volta. Pazienza, ci rimettiamo in carreggiata. Problema. Vediamo
è questa la sede, diciamo, per competere, insomma, per essere primi. Anche perché sicuramente ci sono piloti molto più abili del sottoscritto, e poi comunque, diciamo, solo alcuni server ho notato che impostano degli aiuti predefiniti, quindi ognuno fa liberamente, chi ha i danni meccanici, chi non li ha, chi magari ha il consumo delle gomme, il consumo del carburante, chi invece non lo ha, e la stessa cosa vale appunto per il traction control e quello della stabilità. E vi assicuro che questa macchina qui, con il controllo della trazione o con il controllo della stabilità, insomma, le due cose insieme, si guida proprio in un'altra maniera. Invece la tendenza al sovrasterzo in questo caso è davvero notevole. Come vedete faccio le curve molto piano. Ma ripeto, l'aspetto migliore è che quest'auto comunque non si distacca poi così tanto da quelle che siamo abituati a guidare tutti i giorni, e quindi il piacere di guida, il piacere di portarla è veramente molto. Certo, magari una BMW E3, M3 E30 del 1986, diciamo che è quella appena superiore a questa qui, è molto molto, all'interno del gioco naturalmente stiamo parlando, è molto più divertente per la trazione posteriore e per più cavalli naturalmente, ed ha un comportamento decisamente meno, ecco, che tradisce di meno il pilota. Riesco a far vedere un attimo le altre visuali, visuale esterna, dal cofano, dal paraurti, e questa è quella interna che naturalmente è la più godibile sono riuscito a gestirla stranamente, ero quasi sicuro di uscire di pista. Foraccio. La prima curva è decisamente, decisamente ostica per quest'auto qui. Non so se potete vedere tutta quanta la mappa in alto a sinistra, o comunque una porzione, perché c'è comunque il mio video lì. Sono un paio di piloti che mi risultano ai pit stop, probabilmente qualcuno che non è neanche partito. Ecco, questo tratto qui è quello dove la tecnologia laser scan si fa sentire di più. Che a differenza della Lotus Exos Type 125 che stavo guidando prima, i balzelli e comunque le sollecitazioni sul volante sono sicuramente minori, e da quel punto di vista, insomma, la guida è meno stancante. Entriamo nel penultimo giro.
esempio, questa curva mi mette in difficoltà. Sicuramente, come simulatore, veramente veramente eccezionale per chi ha la passione per la guida, la passione per le auto. Questo titolo qui rappresenta probabilmente l'opera ludica più coinvolgente che sia stata mai fatta ed è ovviamente un orgoglio che sia un prodotto italiano per le altre cose. Ovviamente, donate l'ennesima uscita di pista. Ci sono diverse cose da sistemare, ad esempio, qui nell'online purtroppo non ho potuto farvi vedere i vari menu. Non so se ve l'ho detto anche prima, comunque i vari menu della selezione dei server, i filtri e appunto le possibilità che ci sono. Ho un problema con il volante. Sembra si sia staccato il force feedback. Comunque abbiamo anche raggiunto, diciamo, il tempo per la nostra prova. Quindi mi accosto qui e niente, mi auguro che abbiate apprezzato il gioco e ci vediamo alla prossima. Ciao!